tutti, benvenuti su Cristiani Online, insieme ancora una volta per proclamare il nome del Signore e trascorrere circa un'oretta insieme nell'ascoltare la parola di Dio. Benvenuti, benvenuti a Giulia, benvenuta a Caterina, a Salvatore, a tutti quelli che stanno chattando sia su YouTube che su Facebook. Dio vi benedica ancora insieme per grazia del Signore. Come dice la parola di un salmo, è una grazia dell'Eterno se non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni sono rinnovate. E noi invece siamo stati addirittura salvati, graziati e portati a redenzione eterna. Benvenuto a Lillo Messina e benvenuto a quelli anche che ci ascolteranno, ci ascoltano dalla radio, Radio Logos Foggia e Provincia sui 97-300 MHz in FM. Benvenuti a tutti voi nel nome del Signore Gesù. Questa sera abbiamo un collegamento, oggi abbiamo un collegamento da oltreoceano, quindi dall'America. Come l'ultimo venerdì di ogni mese abbiamo il caro Peppo che ci parlerà nel nome del Signore. Vedremo alcuni aspetti di questo titolo che lui ci ha proposto. Il barcaiolo, ti fidi di lui? Una bella domanda che insieme andremo a scoprire e andremo a capire il perché di questo titolo. Ovviamente io non conosco quello che Peppo predicherà, ma ho visto delle foto, posso un po' immaginare, ma a volte poi il messaggio è tutta un'altra cosa. Ma intanto ascolteremo e staremo attenti tutti insieme a quello che il Signore gli ha messo nel cuore di poter condividere con ognuno di noi. È bello stare insieme. Certamente diversi, so che molti di voi ci condividete un po' la situazione difficile che alcuni stanno attraversando anche per malattia, soprattutto per malattia. Siamo in preghiera per molti di voi, stiamo invocando il nome del Signore ogni giorno, come stiamo pregando per la piccola Lucia che ha questo problema di leucemia nel sangue. Stiamo veramente implorando il nome del Signore che possa essere una grande testimonianza, come così suo papà l'altra sera su Cristiano Online ha testimoniato, e siamo gioiosi per questo. Preghiamo. Preghiamo gli uni e gli altri, perché questo ci chiama il Signore a fare, di ricordarci in preghiera, perché il cristianesimo, quando tu vieni a far parte della famiglia di Dio, ti senti membro, ti senti un pezzo che appartiene agli altri e l'altro appartiene a te, perché insieme siamo la sposa di Cristo. E come l'apostolo Paolo diceva, qualcuno fa le azioni della mano, gli altri dell'occhio, gli altri dell'orecchio, gli altri delle gambe. Ognuno di noi abbiamo un compito diverso, ma tutti stiamo servendo il nostro meraviglioso Dio. Questa sera Sam ci farà ascoltare due canti, ringraziamo il Signore anche per lui, ma ringraziamo anche per Felipe, per Igor che viene da Kiev. Sapete che stiamo pregando per il nostro, questo fratellino Igor, che Dio lo benedica, lo incoraggia. L'avevo chiesto qualche sera fa, quando l'abbiamo presentato, di ricordarvi di lui nelle preghiere, di presentarlo al Signore per capire il progetto della sua vita. Poi abbiamo anche Lazzaro, benvenuto a Lazzaro, abbiamo Lidia anche stasera e altri che siamo qui insieme, ringraziamo il Signore. Allora, prima di ascoltare i canti e poi andarci a collegare, io voglio leggere un versetto, un solo versetto, nella seconda lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 1. La parola di Dio è meravigliosa nel tutto il suo contesto, ma guardate che cosa dice il versetto 1 del capitolo 3 della seconda Tessalonicesi. Dice: per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spande e sia glorificata come lo è tra di voi. E qui mi fermo, perché effettivamente si potrebbe fare anche un messaggio in questo versetto. Ma vi chiediamo di pregare per noi. Preghiamo per Peppo, che nonostante ci sia tanta acqua che ci divide tutto l'oceano, possa la parola del Signore arrivare a chi comprende la lingua italiana. Per il momento stiamo trasmettendo in italiano, possiamo pregare e la parola del Signore possa essere sparsa, si possa espandere e il nome del Signore sia glorificato, sia qui che dove arriva questo segnale. Preghiamo insieme quindi e chiediamo la guida del Signore. Signore, ti ringraziamo, siamo felici, siamo gioiosi nell'essere qui.
Siamo, Signore, grati perché siamo strumenti nelle Tue mani. Signore, sappiamo che la Tua presenza è ovunque. E come siamo qui in Italia, in America, questa terra è come lo sgabello dei Tuoi piedi, è qualcosa di piccolissimo davanti a Te. E sappiamo, Signore, che Tu ascolti la mente e il cuore di tutti gli abitanti della terra. E Tu ascolti, Signore, vedi anche ciò che c'è nel nostro cuore, la pace e la gioia di poterti servire e di far sì che questo programma possa essere sviluppato alla Tua gloria. Padre, Ti chiediamo di guidare Peppo nell'esposizione della Tua parola affinché nel suo messaggio possa essere risaltato Cristo, il Vangelo, perché sappiamo, Signore, che Tu ci chiami ad annunciare, a predicare la Tua parola. Grazie che Tu lo guiderai, che lo Spirito Santo, Signore, parlerà attraverso di lui e che noi possiamo ricevere edificazione e qualcuno stasera può ricevere anche sprono a ravvedimento a venire ai Tuoi piedi e scegliere di credere. Nel nome di Cristo Gesù Ti preghiamo, Padre, che tutto possa andare bene, possa funzionare e che tutto possa dare a Te la gloria. Amen. Amen. Allora, Sam, adesso tocca a te. Vieni avanti, così io mi sposto alla console per poter ascoltare due canti e poi andremo a collegarci con Peppo Biscarini che si collegherà con noi direttamente dall'America. Are you ready, Sam? È pronto, vai. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay in my head, I will see all the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lain in the goodness of God. So my life you have been faithful. Oh, my life you have been so, so good. With every breath that I have made, I'm gonna sing all the goodness of God. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered up, I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I'm surrendered up, I give you everything, Lord. Your goodness is running after, it's running after me.
you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing all the goodness of God. Oh, oh, oh. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, I will see all the goodness of God. I'm gonna see all the goodness of God. I will see all the goodness of God. Seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. Oh God, to make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By all the way in wilderness you lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his war will still remain. He will do something new today. Oh, God, we make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a way. Amen. Dio farà una strada lì dove strada non c'è. E anche se siamo nel deserto, egli farà una strada. Fidiamoci di lui. Fidiamoci di lui. E credo abbiamo parlato un po' di deserto, quindi di sabbia. Adesso Peppo sicuramente ci parlerà di acqua, perché il barcaiolo sta sull'acqua.
Regia, potete aprirmi collegamento con l'America, con Peppo Biscarini, per favore, vediamo se riusciamo da subito. Eccolo qui, benvenuto. Buonasera, Peppo. Ciao, sentite? Sì, ti sentiamo. Stavo Bene. Per dirti buonasera, ma perché in Italia è già sera. No, pomeriggio, è l'1:50 qua. Ah, è ora per fare una bella spaghettata da voi. Quando finisco, sì, appena finisco. Eccolo. Lo stomaco bene, che già comincia a dire, dammi qualcosa. Dai, siamo felici di averti con noi, il titolo è Il Barcaiolo, ti fidi di lui? E siamo curiosi, perché è un titolo che può toccare diversi argomenti, anche diverse cose che sono nella parola di Dio. Abbiamo pregato che il Signore ti guidi e che possa lo Spirito Santo condividere con i credenti che sono già in ascolto, con quelli che si collegheranno dopo, e anche e soprattutto per chi non ha ancora fatto una scelta possa essere incoraggiato a scegliere, a decidere di credere in Cristo. A dopo, la linea è per te, vai Peppo. Ok, grazie a tutti voi, vedo diversi nomi, Anna, Esther, Sophie dovrei dire, Charm, Tonina, anche dalla Francia, Giulia, Salvatore, Caterina, eccetera, eccetera. Buonasera a tutti, è sempre un privilegio essere qui insieme a voi, anche se a distanza mi sento vicino. E sì, il titolo di stasera è un po' strano, e è molto vicino al mio cuore. Tutto quello che ha a che fare con l'acqua è sempre vicino a me, perché ho speso troppi anni nell'acqua. Ho fatto una volta un calcolo, mi sembra di aver fatto 2,5 volte il giro del mondo, fra allenamenti e gare, eccetera, eccetera. Comunque no, l'argomento, la scrittura, in particolar modo per questa sera, è Proverbi 3:5. Volevo rifarmi a questa scrittura e poi vediamo perché il discorso di questo barcaiolo. E Proverbi 3:5 ci dice: confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Sono parole bellissime che ci dà appunto il figlio di Davide, Salomone. E sono parole che a volte noi non trattiamo col peso giusto. Allora, prima di tutto questo confidare nell'ebraico è avere fiducia, abbi fiducia, è nell'imperativo, abbi fiducia nel Signore, come con tutto il cuore, non una parte del tuo cuore, ma completamente. C'è un detto in inglese, si usa molto di questi tempi, si dice I'm all in, cioè, sono tutto dentro. I'm sold out, sono tutto venduto, nel senso che tutto il mio essere è in questa situazione. E questo è l'affidamento che Dio vuole da parte nostra. Non darmi una porzione solamente del tuo cuore quando ti fa comodo o quando sei in situazioni difficili, ma dammi sempre tutto il tuo cuore. E non ti appoggiare sul tuo discernimento. In pratica sta dicendo: se io sono Dio onnipotente, allora affidati a me, Dio onnipotente, piuttosto che appoggiarti al tuo discernimento. Perché? Perché il tuo discernimento è molto relativo. Io ho una visione completamente diversa delle cose. Sono a 3,000 feet, a 10,000 metri d'altezza, vedo in un modo differente. E volevo far vedere alcune cose, alcune foto, no? E magari scrivete nel fianco che cosa pensate che siano. Filippo, se mi puoi mettere una prima foto? Ok, uno guarda questo e dice, boh, cos'è, un pezzo di terra arida? No, è un pezzo di cemento, una foto di cemento. Scrivete qualcuno se c'ha dei commenti, metteteli un attimino a fianco, sono curioso. Facciamo un po' di interazione qua, dato che siamo live, vediamo le cave della Puglia. Ale, ok, chi altro? Cos'è che sembra questa foto? Ok, vediamo qual è il nostro discernimento vedendo una foto del genere. Oh, si sono addormentati tutti, com'è? Aha, interessante, siamo partiti dalle cave e adesso siamo arrivati a una città. Bravo Lorenzo, gli daremo un premio. Questa è New Delhi, è una New Delhi vista dall'alto, una componente di New Delhi. Ovviamente se vai più vicino
ti renderai conto dei palazzi e delle differenze. Un'altra foto, Felipe? Ok. Guarda, questo dice, che è sta roba? Vediamo un po'. Un pezzo di stoffa. Potrebbe essere un pezzo di stoffa, cos'altro? Chi s'azzarda a indovinare cosa sia questo? Wow! Ehi, l'avete preso! Sembrava, tu lo vedi inizialmente, sembra un UFO, no? Sembra un UFO che vola sopra una foresta. Nature avec des bois. sembra un UFO che va sopra questi alberi, invece esattamente è il lato di un'auto. Vedete lì in cima che c'è la maniglia e poi sotto c'è parte del paraurto. Un'altra foto ancora? Ah, questa è bella. Cos'è? Boh, nessuno si azzarda ora. Sembrerebbe automatico, no? Uno vede questa foto e dice, vabbè, ne ho viste tante di foto interstellari. Mar. Ok? Aspettiamo ancora uno e poi vi dico che cos'è. Il globo, ok? E sembra quello. Ma questo host che l'indovina tutto, aspetta, non vale. Ok, di nuovo l'host dice ghiaccio sul tetto di un'auto. È esattamente quello, il ghiaccio sul tetto di un'auto. Un altro ancora, vediamo ancora uno. Mi sembra che sia l'ultima foto, Felipe. Questo è un po' più difficile. Forse qualcuno ci arriva. Host, tu non rispondere, host. Che poi dice host, ma non so chi sia questo host. Non so quale di voi sta rispondendo. Comunque, quest'ultima cos'è? Sì, la regia, ma chi è? Felipe, Corrado, chi è della regia? Non si sa. Comunque, cos'è questa foto? Silenzio tombale. Sembrerebbe un appartamento costosissimo a New York. Vabbè, ve lo dico io, visto che non c'è nessuno che si butta. Questo è di nuovo, vedi, l'interno di una chitarra. Esattamente. E sì, allora, ho messo queste foto per dire, proprio per dirvi un qualche cosa, che a volte il nostro discernimento è limitato. Vediamo un qualcosa, ma non si tratta della realtà. La realtà è completamente diversa. E perché voglio appunto parlare di affidarci a Dio, di affidarci anche se a volte non si capisce il bene, il perché di quello che sta succedendo. Forse anche perché sto attraversando un periodo un po' difficile con mia moglie, non perché ho difficoltà con mia moglie. È venuto fuori, abbiamo fatto una diagnosi, biopsia recentemente, è venuto fuori che ha cancro al seno, e tra l'altro è un cancro, si chiama triple negative, non so in italiano come si dica, tre volte negativo, e vuol dire che è un cancro molto aggressivo. È un cancro che ha la potenzialità di spargersi da altre parti, per cui l'8 di agosto dovrà fare l'intervento di mastectomia e poi molto probabilmente avrà da fare anche la chemioterapia. Per cui apprezzo le vostre preghiere che serviranno. Stiamo pregando ancora per un miracolo, che magari l'8 agosto noi ci presentiamo e dicano oh, non c'è più niente, è sparito tutto. Sarebbe una cosa fantastica. Però a volte, appunto, quando ci troviamo in situazioni del genere, situazioni difficili, no, ci chiediamo perché, no, perché. Però chiedere il perché non porta a nessuna risposta, eccetto non capisco, ma avrò fiducia in te. Non capisco perché, come diciamo prima, io sono limitato, però la mia fiducia rimane in te.
Perché? Perché le tue vie sono diverse dalle mie vie. Lo conosciamo questo in Isaia 55, ve lo leggo io, non c'è bisogno che andiate lì. 55 dice all'inizio, primo secondo versetto, dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. È bello come ci sta inquadrando la situazione. Voi tutti che siete assetati, voi tutti che avete bisogno di dissetarvi. Io penso che tantissimi di noi abbiano questo bisogno di essere dissetati. Tanti non vogliono riconoscerlo, però hanno la pelle tutta raggrinzita perché non stanno bevendo da un sacco di tempo. Venite dove? Alle acque. Voi che non avete denaro, venite. Lui sta dicendo, non c'è bisogno neanche di acquistare un qualcosa, venite anche se non avete un centesimo in tasca. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Anche lì ci fa l'inquadratura, no? Ci si sgomenta così tanto per riuscire a mettere qualcosa da parte e cercare di acquisire un qualcosa che non riempirà mai quel vuoto che abbiamo dentro, no? Quella sete rimarrà sempre. Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Poi andando avanti al versetto 6 dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Questo è bellissimo, ci dà un tempo per essere trovato. E a volte ci sono situazioni difficili che ci accadono proprio per prendere la nostra come si dice in italiano, attenzione, you know? Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. E questo è l'ultimo versetto, l'8, dice: infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. È bellissimo come passaggio, perché dice: io creatore di tutto il mondo, ho delle vie diverse, ho delle purpose, ho delle, dei piani diversi per ognuno di voi. Però quanti di noi veramente riescono a vivere, non a dire, a proclamare, ma a vivere questa realtà? Sì, le sue vie sono più alte delle mie e mi abbandono, mi sottometto a questa volontà sua. Quanti veramente riescono a farlo? Quanti di noi sono come Giobbe, che dopo aver perso tutto riesce a dire: Dio dà, Dio toglie, benedetto sia il nome del Signore. O addirittura dice: mi uccida pure, ma io continuerò a sperare in lui. Sembra quasi una pazzia. Ora, non voglio entrare nel merito del discorso del perché ci siano queste sofferenze in questo mondo. Sappiamo che questo mondo è un mondo rotto, sappiamo che anche Cristo ha imparato l'obbedienza attraverso la sofferenza. Sappiamo che Paolo dice: voglio partecipare nella sofferenza di Gesù. Sappiamo anche che Giacomo dice di considerare la gioia, che cosa? La prova in cui tu ti stai immergendo in questo momento. Tra l'altro ho un canale su YouTube che si chiama Peppo Cast, e se andate proprio all'inizio, uno dei primi video era sulla gioia. Allora, per quelli che stanno attraversando un periodo difficile, vi suggerisco di andare a vedere quella prima puntata, una delle prime puntate. Però vorrei vedere più da vicino invece che cosa. Cosa vuol dire fidarsi di lui? C'è un salmo, il salmo 118, 8, che dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. E alcuni speculano addirittura che questo salmo sia esattamente la scrittura al centro della Bibbia. Ora dipende, perché se ci sono dei libri deuterocanonicali o non ci sono fa una grande differenza, però il fatto che loro stiano speculando, alcune persone stanno speculando, è: ci sono praticamente 594 capitoli da una parte, 594 capitoli dall'altra, e nel mezzo di questi capitoli troviamo appunto Salmo 118, che tra l'altro è preceduto dal 117, che è il più corto di tutti i capitoli nella Bibbia, e è seguito dal 119, che è quello più lungo.
Comunque, al di là di ciò, il discorso è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È un suggerimento che è quasi più di un suggerimento. Se vuoi mantenere una sanità mentale, non confidare nell'uomo. Perché? Perché l'uomo è limitato. Tante volte ti lascia a terra perché ha delle sue motivazioni, ha dei suoi fini diversi. Magari pensi che lui abbia il tuo interesse, invece non ce l'ha. Allora, rifugiati nel Signore. Cosa vuol dire fidarsi? Cosa vuol dire fiducia? Nel dizionario dice, ve lo leggo, atteggiamento verso altri o verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità. Per cui tu fai delle valutazioni e basato su quelle circostanze che hai intorno, valutando, dici ok, mi posso affidare a questa persona. Addirittura usiamo a volte poi dei termini noi, no? La persona fidata, questa è una situazione difficile, una situazione delicata, allora mi affido alla persona fidata. Per esempio adesso, 2 ore fa, ho finito a fare babysitting alle mie due nipoti con mia moglie, eravamo a fare babysitting, le vedi una a 2 anni, l'altra quasi un anno, e si affidano a noi perché vabbè, sì, le diamo da mangiare, le curiamo, le proteggiamo, eccetera, eccetera. Però non abbiamo dato loro una ragione per non fidarsi, ok? E a volte noi facciamo lo stesso, no? Ci si fida di una persona finché quella persona ci dà una ragione per non fidarci più. Mia madre, crescendo, e forse alcuni di voi si relazionano con questa cosa, diceva sempre, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, no? Che non è una bella cosa, onestamente a dire, però uno dice, vabbè, se ti vuoi prevenire da alcuni mali, è meglio che tu cresca in quel modo. Però io penso che ognuno di noi come credenti, ognuno di noi come cristiani, sia arrivato a una consapevolezza, cioè che Dio ci ami. Quello è il primo presupposto. Lui mi ama, per cui mi posso fidare di Lui. Perché? Perché fondamentalmente Lui vuole il mio bene. Non solo vuole il mio bene, ma anche un piano specifico per la mia vita. Allora, se noi siamo arrivati a questo punto, dove ci siamo resi conto della nostra condizione di peccato, abbiamo capito che il suo sacrificio ci porta a una riconciliazione col Padre, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto il passo successivo di renderlo Signore della nostra vita, affidando a Lui la nostra vita, affidando nelle sue mani e nelle sue decisioni il nostro modo di fare. O no? O no? A volte noi usiamo questo termine, appunto, mi fido, credo, molto liberamente. Perché? Perché nei momenti difficili dimostriamo quanto sia superficiale a volte il nostro fidarci, o questo proclamare di avere fede. E volevo farvi l'esempio di questo Charles Blondin. Charles Blondin era un tightrope walker, uno che camminava sul filo, non so il termine esatto in italiano, colui che cammina sul filo, l'equilibrista, eccolo lì. E Felipe, se c'hai la prima foto di Blondin, era un equilibrista che negli anni 1860 si era preso la briga di attraversare le cascate del Niagara, sono circa 340 metri, su un filo. E faceva cose strane, in questo caso lui si era portato in groppa il suo manager. Okay? Fai vedere la foto successiva, per favore. La foto successiva vediamo che lui va con una carriola. E c'è stata un'occasione nel 1860 quando lui ha detto io voglio attraversare con una carriola e tutti dicono sì, siamo fiduciosi in te che tu possa fare questa cosa, non c'è problema, ok. Lui la fa avanti e indietro, poi ritorna e dice ok, voglio rifare la cosa però con una persona dentro. Tutti quanti, sì, ci crediamo che lo puoi fare, sì, fa, ok. Chi entra? E nessuno si è fatto avanti.
eccetto sua madre. Perché? Perché tutti pronti a dire sì, ci credo che tu possa fare questa cosa, sì, sì, sono fiducioso che tu possa farla, però quando poi se ne andava della tua pelle, la gente subito si tirava indietro. Allora, pronti subito a dire mi fido, e poi in un momento difficile tutti si tiravano indietro. E certo sua madre perché? Perché sua madre lo conosceva. Sua madre sapeva che lui veramente era in grado di fare una cosa del genere e si affidava, era disposto a affidare anche la sua vita nelle mani di suo figlio. Uno potrebbe dire, vabbè Peppo, quello è un modo di dire perché non c'era un investimento da parte di questi spettatori, erano lì per lo show e buonanotte. Allora vorrei parlare di un altro amico mio invece, Gary Antonick. Gary Antonick è un amico che ho conosciuto anni e anni fa, era nel mio matrimonio anche come uno dei testimoni, e nuotatore anche lui, e era nell'89 mi sembra, che mi ha detto, Peppo, facciamo insieme la Manica. No, ovviamente non la manica della camicia, no? Facciamo insieme la traversata della Manica. Ho detto, guarda Gary, me l'avevano proposta anni fa, ho detto di no perché c'è l'acqua fredda, ci sono tante problematiche, insomma non mi va. Adesso che sono passati anni, figurati smetto a fare la Manica a 39 anni. E lui più o meno aveva la stessa età mia. Ho detto, guarda, io voglio farla, allora mi preparo, se non la fai te, la faccio io. Ho detto, ok, vai, io ti supporto. E ha speso del tempo per trovare il periodo migliore dell'anno per riuscire a fare questa gara. Lui era già All American, per cui aveva già diversi record qui negli Stati Uniti, un nuotatore molto in gamba. E non solo, si è preparato perché per fare questa gara non puoi mettere il wetsuit, non puoi mettere la muta, devi farlo a pelle nuda. E è andato ad allenarsi in Canada, in Lake Ontario, e ha messo su circa 60 libbre, circa una trentina di chili di grasso, allenandosi appunto in acqua fredda, perché è veramente debilitante. Poi ha fatto la ricerca per trovare quale fosse il miglior barcaiolo, qual era il barcaiolo che aveva più record mondiali alle sue spalle. E ha speso tempo, ha speso sacrificio, ha speso denaro appunto per prepararsi a questa gara. Se non che arriva il giorno della gara e qua lo vediamo che lo impiastrano di grasso di balena prima di andare via. E questa tra l'altro era una prova, perché quando sono partiti per la gara lui è partito circa le 3:30 di mattina. E parte, per cui nel mezzo della notte lui va e segue questo barcaiolo che è su questa barca. Allora la foto che avete visto nella locandina, Felipe se la fa vedere, quella locandina, esatto, questa qua è proprio il barcaiolo. Allora immaginatevi questo barcaiolo che va in cima a quel pilastro, c'è una luce, per cui durante la notte Gary continua, lo segue e niente, c'è una foto successiva. Sono situazioni, sei in mezzo alla Manica, cioè sei in mezzo al niente, non hai, sono 34 chilometri da una parte all'altra della costa britannica a quella francese. E lui segue il barcaiolo, perché? Perché non ha neanche nessun altro punto di referenza, di notte assolutamente, per cui sta seguendo la luce, ma di giorno, essendo in mezzo al mare, non ha nessuna referenza. Se non che arrivando vicino alla costa francese, lui era avanti del record mondiale di circa 20 minuti. E tutto un tratto incomincia a vedere la costa francese, vede il punto più vicino della costa francese e incomincia a buttarsi in quella direzione. Il barcaiolo cerca di tagliargli la strada, cerca di portarlo da un'altra parte, invece lui imperterrito continua ad andare in quella direzione, Allora, questo barcaiolo che lui aveva prescelto, che lui aveva ricercato, che lui aveva ingaggiato, perché? Perché era un barcaiolo che aveva 5-6 record mondiali alle sue spalle, è il barcaiolo che lui si è affidato a seguire nella notte quando non vedeva nulla, nel mezzo del mare quando non c'era nessun punto di riferimento, ma nel momento in cui Gary riesce ad affidarsi alle sue capacità di discernimento,
cioè lui riesce a vedere la costa, cosa fa? Gary decide di andare per conto suo. Gary non conosceva qualcosa che il barcaiolo aveva visto in passato, che conosceva benissimo, sicché nel giro di pochissimo Gary si è imbattuto nelle correnti. E che succede? Continua a nuotare, si stanca da morire e finalmente arriva a terra non più con quei 20 minuti davanti al record mondiale, ma con 30 minuti di ritardo dopo. Conseguenze terribili perché fondamentalmente Gary ha pensato che in quel momento difficile il suo discernimento dice: io vedo la terra più vicina, per cui è la rotta più corta, devo andare per forza perché sono stufo, voglio venire fuori, sono 7 ore che continuo a nuotare come un matto, e lì è dove devo approdare. E il barcaiolo sapeva molto di più, il barcaiolo conosceva quello che Gary non poteva vedere. E c'è una scrittura bellissima che dice appunto, secondo Corinzi 5, dice che noi camminiamo infatti per fede e non per visione. Allora, quello che è il tangibile, quello che è il naturale, che ci circonda, a volte ci porta fuori strada. E noi bisogna continuare a camminare per fede. Cosa vuol dire? Che a volte quella fede non ha un senso nelle nostre menti razionali. Okay? E non lo facciamo spesso con il Signore. Perché? Perché non capiamo. E la cosa è che siamo anche in buona compagnia, perché se voi vi ricordate, nei diversi discorsi che Cristo ha fatto, sono i 5 discorsi di Cristo, no? Uno dei discorsi, il discorso dell'addio in Giovanni, che va dal capitolo 13 al capitolo 17, lui dice tante cose interessanti. Dice, per esempio, tu non sai, a Pietro, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Parlando a tutti gli altri discepoli, dice, io vi dico queste cose fin d'ora, prima che accadano, affinché quando accadranno voi crediate che io sia. E questi erano tutti sballottati. Versetto 1 del capitolo 14, molto bello, dice, il vostro cuore non sia turbato. Anche qui lui sta dando in una forma imperativa. Il vostro cuore non sia turbato. Perché era turbato? Perché lui sta parlando di andare a morire, sta parlando di essere crocifisso, sta parlando di loro che saranno scattered, saranno sparsi, insomma sta parlando di cose pesanti, allo stesso tempo dire non vi turbate, dice grazie al Carlo Signore non ti turbare, mi stai dando questa visione apocalittica di tutto, è per forza che mi turbo. No, non turbatevi. Perché? Perché io ritornerò. Però lo dà nell'imperativo, quello interessante. Allora, Cristo non può darti un ordine di un qualche cosa che tu non sia in grado di fare. E tanti di noi appunto si angosciano, si stressano, dicono non ce la faccio a non stressarmi. Balle, non ce la fai a non stressarti. Non ti vuoi impegnare a non stressarti. Perché in questo caso vediamo che gli apostoli avevano tutte le ragioni per essere turbati, angosciati, ansiosi. Lui dice no. Perché? Abbiate fiducia in me. Avete già fiducia in Dio, avete già fiducia nel Padre, abbiate fiducia in me. Pietro, testa calda sempre, era pronto addirittura a fare deviare i piani di Gesù. E cosa fa? Gesù lo rimprovera, dice get behind me Satan, va dietro Satana. Perché? Perché Pietro a modo suo dice no, questo non deve essere il piano. Signore, tu c'hai un piano sballato. Non puoi andare a fare questo, non puoi andare a fare quest'altro, magari io ho un piano migliore del tuo. E Cristo lo rimprovera, no? Allora, il riuscire a dire Signore, io mi fiderò anche se non capisco, mi fiderò anche se questo non è il mio piano. Io avrei scelto qualcosa di diverso. Vuol dire riuscire anche a ringraziarlo quando vediamo queste porte che si chiudono. Perché se ci sono queste porte che si chiudono è sempre parte del suo fare. Allora, piuttosto che sgomentare e dire ok, quella ragazza che volevo non è venuta fuori, quel ragazzo che volevo, quel lavoro che non è entrato, e c'è sgomento, no? ci logoriamo. No, il Signore dice... ti sai affidare completamente con tutto il tuo cuore, come abbiamo letto all'inizio, a me? Perché?
perché io sono sovrano. Però se tu incominci a dire io per essere contento devo avere questo, devo avere quest'altro, allora tu stai aprendo adesso una porta al nemico. E lui può entrare e speculare su queste cose che non vengono da Dio. Perché se tu metti questa condizione, sono felice solo se avrò questo, questo e quest'altro, siamo già fuori strada. Come abbiamo letto prima, no, della definizione di fiducia, la fiducia porta che cosa? A un sentimento di sicurezza e tranquillità. E con questa sicurezza e tranquillità, spesso e volentieri abbiamo anche uno stato d'animo più ottimista. Perché? Perché non importa quello che mi succede intorno, io so che il mio Dio che mi ama ha il suo piano, per cui trovo pace, trovo ristoro nell'essere nelle sue braccia. Noi non sappiamo cosa il domani ci possa portare, però cosa sappiamo? Sappiamo chi ci porta il domani. E allora vediamo di affidarci e vediamo di abbandonarci appunto nelle sue braccia, nelle sue mani. Questo è il mio messaggio, spero che abbia avuto un senso. Ho visto un commento poi di Corrado, poi parliamo. Il mio italiano è ancora un po' balordo, arrugginito, per cui a volte parlo un po' così, ma datemi grazia per quello, ok? Grazie Daniele, dici vuoi pregare per mia moglie? Sì. Sì, ne avrò bisogno perché onestamente la chemioterapia non è una bella cosa e lei è preoccupata per quello, perché ci sono diverse conseguenze con la chemio, però dicono se non facciamo la chemio c'è il rischio che poi il cancro si rimetta da qualche altra parte. E allora... Certo. Come si chiama tua moglie, Peppo? Jane. Come Tarzan e Jane, sì. Ok, preghiamo per Jane. Preghiamo... Per questo, sì, no, ti avevo scritto quella cosa perché magari sono anche culture, no? In una cultura una frase non dice niente, in Italia invece ci scandalizza. Okay. Quindi right. Capiamo che anche è così, anch'io mi sono trovato in altre culture, parole semplici italiano, lì scandalizzava, come dire, ma quello sembra uno stupido, no? Una parola per noi italiani è normale, invece lì era proprio uno scandalo. Fratello, ma cosa hai detto? Ho detto scusami, in Italia non è un grande problema. E magari ecco alcune situazioni, però ecco, ho voluto sottolinearlo perché anche noi italiani abbiamo un po' di problema con quello. Comunque ti ringraziamo, una storia veramente un po' particolare di fidarci anche quando i nostri sintomi sembrano di capire altro, perché ovviamente Dio vede da sopra, noi vediamo orizzontalmente, ma Lui vede da sopra e dobbiamo fidarci di Lui, quello che ci dice ciecamente per poter andare avanti. Come scrive Davide De Finis, che ci dice mettiamo tua moglie nelle mani del Signore, Jenny, preghiamo Jane. Quindi... Jane. Yeah. Ok. Poi qualcun altro ci ha scritto, vediamo se Esther ha scritto bene. Preghiamo per Jenny, ok? Poi Concetta ci dice ringrazio il Signore per il messaggio che ci ha mandato e così via. Peppo, noi ti ringraziamo e ovviamente sappiamo grazie che sei impegnato nel ministero lì in America, ovviamente un po' particolare, chissà se prima e dopo una visita non te la faremo anche noi nelle tue sempre, zone. Sempre. Abbiamo sempre diversi inviti in realtà, ma non abbiamo ancora programmato di superare l'oceano, ma vediamo quello che il Signore guida. Intanto noi, Dio volendo, ti aspetteremo per l'ultimo venerdì di agosto. Non sappiamo dove ti troverai, effettivamente con tutti gli pregate anche per un progetto, non te ne ho parlato, forse te ne ho parlato, non mi ricordo, un progetto su quale sto lavorando, cioè la lettura del Nuovo Testamento con commento e con un action point, tutto fatto in 10 minuti.
Sto lavorando su questo progetto in italiano perché non ho visto nulla di simile in italiano. Allora, quelli che vogliono crescere, nuovi o anche vecchi nella fede, 10 minuti al giorno. Infatti il titolo sarà proprio 10 minuti con Dio. E per riuscire a far sviluppare un'abitudine di essere nella parola, perché è la parola che ci cambia. Però la parola deve essere anche applicata, se no è solo informazione. Per diventare trasformativa bisogna applicare quello che noi ascoltiamo. Però l'idea appunto è di fare una lettura con una spiegazione e poi un action point. Un'applicazione. E verrà fuori per l'anno prossimo. Un lavoro duro, pesante, però... Se sei chiamato da Dio ti verrà bene. Esatto, grazie. Va bene, ti abbracciamo e Dio ti benedica, Pippo. Grazie a tutti voi. Ciao ragazzi. Ciao. Ringraziamo il Signore per Pippo, o ricordiamo anche il suo canale YouTube, Pippo Cast. Se volete potete visitarlo e vedere altri insegnamenti che porta. E noi vi ringraziamo anche tutti voi per essere stati con noi, tutti quanti voi che ci fate compagnia. Domani sera saremo ancora di nuovo insieme, abbiamo in programma se riusciamo, un collegamento sia con la Romania che con l'Ucraina, quindi nuove notizie, altri aggiornamenti sull'opera che si sta continuando a portare avanti nel nome del Signore Gesù. Quindi avremo gioia di poter condividere con voi anche questo domani sera, sempre alle 19:30 staremo insieme su Cristiano Online e anche, Dio piacendo, Dio volendo, su Radio Logos. Dio vi benedica, una buona serata a tutti nel nome del Signore Gesù. A domani sera. Chi è come lui? Chi è come lui? Nessun altro. Chi è come lui? Così forte e grande. Chi è come lui? Egli è degno, alza la tua lode a lui. Chi è come lui? Nessun altro. Chi è come lui? Così forte e grande. Chi è come lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Loda Dio, loda Dio, Lui solo è degno di gloria, il suo regno durerà per l'eternità, il nome di Dio trionferà. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come lui? Così forte e grande. Chi è come lui? Egli è degno, alza la tua lode a lui. Loda Dio, loda Dio, lui solo è degno di gloria, il suo regno durerà per l'eternità. Il nome di Dio trionferà. Alzati e grida e loda il Signore. 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 Tutta la lode per Lui. Chi è come Lui? Nessun altro. Chi è come Lui? Così forte e grande. Chi è come Lui? Egli è degno, alza la tua lode a Lui. Chi è come Lui?
chi è come lui? Nessun altro, chi è come lui? Così forte e grande, chi è come lui? Egli è degno, alza la tua lode a lui. Loda Dio, loda Dio, lui solo è degno di gloria. Il suo regno durerà per l'eternità, il nome di Dio trionferà. Chi è come lui? Nessun altro. Chi è come lui? Così forte e grande. Chi è come lui? Egli è degno, alza la tua lode a lui. Alza la tua lode a lui. Alza la tua lode a lui. Loda Dio.